Ciao, oggi voglio fare una cosa che non faccio mai, e cioè un piccolo video per farvi vedere come realizzo le rune per il negozio di Fabio, per il sigillo. E, non è un tutorial, quindi non vi spiegherò dove prendo i materiali, cosa faccio, vi dico semplicemente che le fettine che utilizzo, mi do semplicemente una passatina con la carta vetrata, in modo che siano più lisce, ma questo è l'unico, diciamo, consiglio pratico che vi darò, non vi dirò che pirografo uso, comunque le incido col pirografo, quindi le brucio fondamentalmente. E le incido proprio usando un po' di forza. Utilizzo di solito uno schemino che è questo, più che altro perché ho sempre paura di dimenticarmene qualcuna. Vabbè, questo è un libro grande classico e non è mio, di Fabio, ovviamente. E ho sempre paura di dimenticarmene qualcuna, così sono certa di realizzarle tutte. Adesso vediamo come. Fuma un po', ovviamente. Qui stiamo realizzando algis. Dare un po' il significato, in realtà un po' scuro, ma tendenzialmente benevola. Una sorta anche un po' di amuleto. Viene proprio bruciata la superficie di legno in questo modo, perché l'essenza proprio della runa è che deve essere incisa, in questo senso bruciata. Comunque il materiale, diciamo, il nostro supporto deve sentire la pressione, deve essere scavato in un certo senso. Ora andiamo a realizzare invece Eywas, la runa che rappresenta l'albero di tasso, quindi la resistenza, la perseveranza. Io non le disegno mai prima, forse dovrei, per centrarle meglio, però in questo modo vengono più, forse un po' più grezze, un po' più naturali, ecco. Lavoro finito. Mettiamo tutte le nostre rune nel sacchettino.